Bentrovati a Ospitalità e rubrica Fate bene fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Un saluto a Fra Marco Fabello, direttore della rivista Fate bene fratelli. Bentrovati a tutti. E allora, Ospitalità è un arrivederci, Fra Marco, un arrivederci prima della pausa estiva. I nostri telespettatori avranno modo di vedere le nostre repliche, ma per questa stagione ci salutiamo, concludiamo la numero 10, Fra Marco. Numero 10 è un numero Un bel tondo. numero tondo. 10 è molto bello quando lo si prende a scuola, ma molto brutto quando è in condotta. È molto bello anche quando è in condotta. Noi non sappiamo, io non so se siamo stati così bravi da meritarci 10. Sicuramente no. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio con i tempi che abbiamo vissuto. Credo che abbiamo messo, così, messo delle scintille, delle piccole cose che abbiamo raccontato. Vere, vissute, se non altro non sono inventate, sono reali, sono in ogni situazione in cui siamo trovati. E vogliamo riprendere alcuni passaggi secondo noi più significativi di questa stagione. Uscire con passione per promuovere l'ospitalità. E quando il padre generale ha convocato i capitoli provinciali e noi abbiamo iniziato come provincia la preparazione al capitolo, abbiamo voluto proprio lavorare su questo. E cosa significa far lavorare e lavorare con una provincia religiosa fatta di confratelli e collaboratori su questo tema? Vuol dire innanzitutto interrogarsi su cosa significa oggi uscire. Abbiamo fatto tutto questo lavoro partendo proprio da qui. Cosa significa oggi uscire? Uscire da che cosa per andare dove? E i lavori che stiamo facendo ci hanno portato proprio intanto ad analizzare qual è lo stato dell'arte della nostra provincia, delle nostre opere, della nostra vita consacrata, della nostra collaborazione con i laici che con noi condividono la missione. L'altra novità che ha coinvolto i collaboratori e che abbiamo vissuto all'interno del capitolo provinciale è stata proprio la presenza numerosa dei direttori delle nostre strutture che, seppur in modo consultivo, sono stati coinvolti anche nella votazione, nella deliberazione di quelle che sono le iniziative carismatiche della missione che noi dovremo affrontare in questo quadriennio. E questo è, credo, una novità per la provincia, una novità forse anche per l'ordine, che abbiamo accolto davvero come dono dello spirito, perché questo ci aiuterà in questo quadriennio ad avere anche da parte dei nostri collaboratori un impegno maggiore anche carismatico, no? Perché in quelle opere in cui non risiederà una comunità, ancora di più il loro impegno sarà anche quello di far vivere il carisma di San Giovanni di Dio. Ecco, allora, il capitolo è stato un momento importante di quest'anno, il capitolo della provincia Lombardo-Veneta. Sì, è stato un po' un capitolo della svolta, se vogliamo chiamarlo così, perché, come dicevo già in precedenza, in un altro nostro incontro, ha definito un nuovo assetto della provincia, che coinvolge in modo particolare molto di più i laici e pone i religiosi in maggiore responsabilità di comunicare e di vivere il carisma perché si è assorbito e vissuto anche dai laici. E proseguiamo con la visione delle nostre puntate precedenti. Io credo che poveri lo siamo un po' tutti, non c'è nessuno di noi che non sia povero in qualcosa. C'è chi è povero di soldi e questi li conosciamo perché li vediamo sulle strade buttati di qua e di là. Chi è poveri di buon senso lo vediamo attraverso le persone che non si vogliono vaccinare. Sono poveri proprio perché non solo sono poveri loro, ma fanno diventare poveri anche quelli che fanno ammalare. Sono poveri è povera anche la Chiesa qualche volta, perché non riesce ad essere se stessa sempre, o perché i suoi ministri o chi la rappresenta a volte sono poveri di spiritualità, poveri di santità. E quindi è un mare di povertà.
La maggior parte delle persone che accede sono persone che vengono per una terza dose, per cui generalmente sono tutte persone che accettano di buon grado e sono convinte di quello che stanno facendo. Qualcuno parla addirittura di gesto sociale, mi dice sto facendo un gesto sociale e io non posso che fare i miei complimenti comunque anche a chi mi dice così. Marco, l'impegno verso le povertà del momento presente. Sì, come si diceva, sono povertà attuali e ancora oggi è attuale la povertà di chi non vuole vaccinarsi. Ed è un peccato perché, come dicevo, fa male a se stesso e agli altri. Ma poi ci sono le povertà della guerra oggi, che è la povertà assoluta, perché la morte, perché porta alla morte. La morte è la perdita di vita. Stanno morendo migliaia e migliaia di vite umane, migliaia e migliaia anche di intelligenze. Quindi è una grande povertà che l'umanità si porta dietro. E credo che una buona riflessione su questo andrebbe fatta anche a più ampio raggio. E proseguiamo con i nostri contributi. Mentre prima c'era una gestione integrata affidata ad un'unica cooperativa, oggi invece la gestione è suddivisa, però ecco c'è una gestione, diciamo tutta quella che è la parte, come spiegavo in premessa, socioassistenziale, che poi è il cuore del Fate Bene Fratelli, è la missione del Fate Bene Fratelli, tutta questa parte qua è gestita da personale interno che il Fate Bene Fratelli ha assunto e che sta continuando a scegliere. Perché poi sono state fatte anche delle operazioni di integrazione del personale a tutti i livelli e quindi attraverso anche una politica razionale e di scelta delle persone si sta in qualche modo costituendo il gruppo di professionisti che poi consentirà di assicurare il miglior servizio possibile alle persone che sono affidate alle nostre. Noi siamo un piccolo ospedale, le risorse che abbiamo a disposizione le conosciamo, sono sicuramente di qualità e di livello, ma non certo pari a ospedali molto più complessi. Eppure eravamo tutti nella stessa barca, tutti indifesi, tutti nella necessità di inventarci giorno per giorno contromisure. Con questo non sto dicendo che abbiamo lavorato in modo spannometrico, abbiamo lavorato cercando di fornire un servizio e un'assistenza di qualità tecnica, oltre che umana, adeguata, ma appunto giorno per giorno creando anche le risposte che questa situazione, che le domande che venivano da questa situazione ci poneva. Marco, ecco come cambia anche l'ospitalità in base alle esigenze del momento. Sì, beh, nell'ambito della pandemia abbiamo vissuto tutti momenti molto difficili, eravamo impreparati, però abbiamo notato anche delle persone che si sono molto sacrificate per questo. Dobbiamo far notare che abbiamo avuto anche delle persone che si sono un po' isolate da questo, però mettiamo in evidenza i valori. Nell'ambito invece degli operatori, il riappropriarsi di una struttura con operatori propri è un fatto importante perché l'assistenza, se non la assicuriamo noi con i nostri valori, dobbiamo essere capaci di distribuirli questi valori, non è certo una cooperativa indifferente che può portare avanti i valori del carisma dell'assistenza. Proseguiamo con i nostri video. Direi che la presenza dei Fate Bene Fratelli a Sobbiate ormai è una presenza storica, perché siamo qui da 105 anni. Credo che in tutti questi anni, pur avendo visto vari cambiamenti, eccetera, i religiosi si sono sempre tenuti in prima linea, specialmente nella parte, chiamiamola carismatica, che ci riguarda da vicino, ossia l'assistenza agli anziani nella globalità e nella loro totale dedizione, diciamo, a questi
nostri fratelli. Il tema degli anziani è sempre stato, diciamo, uno dei temi importanti delle nostre rubriche. D'altra parte, nelle nostre opere nell'Alta Italia abbiamo diverse strutture dedicate proprio agli anziani, Gorizia, Romano De Zelino, metà della struttura di Venezia, ma anche nell'ambito psichiatrico abbiamo tanti anziani. A Trivolzio, il paese di San Riccardo Pampuri, è una struttura per anziani, cioè gli anziani sono parte integrante oggi non tanto nostra ma di questa società, società di anziani sostanzialmente, e per questo credo che dobbiamo essere molto attenti a mettere in atto cose nuove e diverse, perché meritano di essere trattati e gestiti in modo molto più adeguato e molto più opportuno di quanto oggi non lo siano un po' dappertutto. E un altro aspetto importante è quello della cura dei malati di mente, che appunto vengono trattati in diversi centri della provincia Lombardia. Abbiamo in provincia circa 1000 malati psichiatrici. E questa è una grande responsabilità, perché è la presenza maggiore della regione Lombardia. E quindi ci stiamo mettendo dell'impegno, ma non è mai abbastanza, perché anche la psichiatria muta, cambia come cambia la vita delle persone. E quindi bisogna adeguarsi sempre di più a mettere in atto nuovi atteggiamenti, nuove capacità, nuovi comportamenti, nuovi mezzi, nuove forme, nuovi modi di essere con loro. Da Cernusco sul Naviglio, a Brescia, a Torino, San Colombano all'Ambro, Brescia, Torino, e vediamo appunto a proposito di questo alcuni contributi che abbiamo mandato in onda nelle precedenti puntate. Lo scopo di queste due strutture è di essere veramente l'ultimo step, nel senso costruttivo e positivo, di pazienti, di ospiti delle comunità del Fattibene Fratelli, la San Benedetto Menni, la San Giovanni di Dio, verso una maggiore autonomia, verso una possibile integrazione, usando esattamente il termine di cui si parlava, nel mondo lavorativo, nel mondo sociale, perché potessero in qualche modo, sono pazienti che devono capire la loro capacità di potersi confrontare con un mondo lavorativo, e difatti sono tutte strutture che offrono sempre una possibilità di borse lavoro, fino a, e di questo ne parlerà poi anche la mia collega, ed è stato il nostro successo di cui siamo molto contenti, due persone che hanno avviato una convivenza in domiciliarità e in autonomia e che quindi in qualche modo hanno fatto veramente un passaggio totalmente normale, visto che tante volte è un termine che con i nostri pazienti diventa complicato da usare. Il progetto Psiche è nato nel luglio del 2019 ed è un progetto che l'Asilo Notturno porta avanti insieme all'Istituto IRCS, Fattibene Fratelli, e nasce un po' dall'esigenza che abbiamo rilevato all'interno della nostra struttura di accoglienza rispetto alla presa in carico di persone senza fissa dimora con problematiche di salute mentale. Ecco, sul nostro territorio l'accoglienza di questa tipologia di persone con queste particolari vulnerabilità è abbastanza critica, nel senso che non ci sono delle strutture preposte per questo, e in particolare perché poi la gestione, ecco, di tutto l'iter di accoglienza, l'iter terapeutico è abbastanza complesso, per cui abbiamo sperimentato, ecco, questa possibilità di dedicare alcuni posti in accoglienza all'interno della locanda San Giovanni di Dio, che è la struttura che all'interno dell'asilo notturno accoglie le persone senza fissa dimora, e per persone che si trovano in situazione di marginalità e di emergenza abitativa e hanno problematiche importanti di salute mentale. Fra Marco, chiudiamo la stagione numero 10 con un bel 10. Un 10 a chi ha dato il suo contributo, chi ha contribuito fin qui alla realizzazione di questa importante rubrica. Dal personale tecnico, Maurizio Del Pinto, Fabio Celidonio, Mauro Panedoria, Alessandro Cespa, Luca Petrucci, Renato Casciani, Adriano Nolfi, Sandro Di Vincenzo, per la programmazione Francesco Pana, Elena Marchesini, per la segreteria Maria Grazia Coluccio, per i direttori Don Claudio Savio, Don Guido Todeschini, per la regia Franco Ilardo e
il nostro ospite fisso e fedele, Fra Marco Fabello. Ah, ma io non devo essere ringraziato, devo ringraziare. Ringrazio lei e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che magari dietro le quinte ci ascoltano. E voi tutti che ci seguite da casa, un bel 10 anche a voi, un ringraziamento per la vostra attenzione. Arrivederci alla prossima stagione.